prontissimi, benvenuti a quel che passa il convento, tutti pronti per una nuova ricetta, vero Padre Francesco? Pace bene a te carissima Virginia, pace bene a tutti quanti voi, certo siamo pronti per una nuova ricetta. Prontissimi. E poi Padre Francesco non dimentichiamo tutte le persone che ci scrivono e ci telefonano da casa, perché vogliono le ricette, vogliono salutare te in particolare, e vogliono sapere qualcosa in più sull'ordine francescano, che certo. Insomma è l'ordine di San Francesco, certo. Un santo amatissimo da tutti. Nonostante tutto quanto, quelle che siano state anche gli eventi storici, certo. Che continuiamo ad esistere e che anche il Papa ha preso il nome del nostro fondatore. Non lo dimentichiamo, proprio per l'umiltà, per questi valori di San Francesco. A proposito di questo, Padre Francesco, oggi leggo io, perché ti voglio leggere questa lettera che è arrivata, pensa un po', da Alessandria. E dice: gentilissimi, siamo Marta e Gian Domenico, mamma e figlio, lei buona cuoca, che vi seguono da Alessandria. Volevamo ringraziare tutti per il bellissimo programma che seguiamo fin dalla primissima puntata. Grazie, grazie, grazie mille. Un particolare saluto a tutti, in modo particolare a Frate Francesco e alla simpaticissima Virginia. Grazie, grazie, siete proprio carini. Possiamo chiedere a Frate Francesco una curiosità che riguarda la bella corona francescana? Se possibile, potrebbe parlarne nuovamente? È un caro ricordo legato al mio papà. Quindi, tra l'altro, dice anche: vi inviamo, sperando di farvi cosa gradita, due cartoline della nostra Alessandria, città in cui risediamo da sempre. Guarda, Padre Francesco, fammi vedere i nostri amici a casa. Mentre allora, io continuo a leggere. Ecco qua, dunque abbiamo il municipio alla mia destra e poi Piazza Gobetti alla mia sinistra. Ma che bello, bella Alessandria. Ma perché non venite a cucinare con noi, magari. Gian Domenico e signora Marta, venite qui a cucinare con noi. Poi fanno pure i complimenti a tutta TV 2000 per la bella opera di evangelizzazione che quotidianamente compie e che ci fa tanto piacere seguire. Ma a noi molto ci bello. Fa tanto piacere che voi ci guardiate da Alessandria. Perché non ci telefonate e non venite a cucinare con noi? Siete gentilissimi. E subito Padre Francesco esaudirà il vostro desiderio. Allora, cominciamo a dire che la storia della corona francescana è una storia che è legata ovviamente alla famiglia francescana, perché è una corona un po' particolare, perché racconta delle gioie di Maria. Sono sette i misteri e non cinque come quelle che si vedono nelle solite corone. Ed è formata, quindi sono 72 grani, perché secondo la tradizione francescana si dice che la Vergine Maria sia vissuta 72 anni sulla terra, prima di essere poi assunta in cielo. E quindi lasciò in eredità, potremmo dire così, ai frati francescani durante una visione di un frate, questa memoria di quali sono state le gioie che ella aveva vissuto stando qui in terra. Quindi sono in pratica la gioia dell'Annunciazione, la gioia della Visitazione, la gioia della nascita di Gesù, la gioia del ritrovamento di Gesù al Tempio, la gioia dei magi che andarono a fare visita e poi la gioia della risurrezione e la gioia della incoronazione di Maria e quindi della Regina del Cielo, dell'Assunzione. Insomma, tutti i misteri poi legati alla sua presenza sulla terra e nel cielo. Quindi voi pregate questa il rosario corona. Facendo questi, sì, meditando questi misteri. Meditando questi misteri. Bello, bello. Quindi allora anche Marta e Gian Domenico, chissà se dicono il rosario alla maniera francescana, fateci sapere. Insomma, è una bellissima storia, usanza, anche perché storia, usanza, certo. Anche tradizione tipicamente francescana che parla ancora una volta di gioia. Allora, quindi è con gioia che annunciamo la nostra ospite, che viene dalla provincia di Varese, precisamente da Busto Arsizio, e si chiama Alessandra Calasso. Bentornata Alessandra. Ciao, grazie. Ecco, ciao. La nostra pace bella ospite. Eccoci qua. Eccoci qua. Cosa ci porti oggi? Ho portato una calamita da Busto Arsizio.
personalizzata con ma guarda, il mio saluto. Guarda com'è creativa questa ragazza, padre Francesco. Vero, si vede in tutto quello che fa. Ieri ci ha fatto dei biscotti che erano eccellenti. Oggi ha portato, guarda che bella, la calamita con le tazzine del caffè e ci ha fatto la sua firma. Esatto. Visto che bella idea. La vuoi mettere tu sul frigorifero? Un saluto da Busto Arsizio, Alessandra. Alessandra, quindi ce lo conserveremo sul nostro frigorifero. E dici oggi cosa cuciniamo? Oggi faremo degli gnocconi alle erbe con pomodorini, olive, taggiasche e il filetto di cernia. Allora, quindi una pietanza particolare, questa non l'avevamo veramente fatta mai. Poi oggi è giovedì, quindi giovedì che si mangia, padre Francesco? Si può mangiare tranquillamente pesce. E gnocchi insomma. Pure. Gnocchi. Giovedì gnocchi. Allora. Mi sfuggiva questo. Gnocchi. Allora, per gli ingredienti preparatevi tutte queste cose che adesso vi diciamo. Quindi per fare gli gnocchi dovete avere 1 chilo di patate che siano farinose, 150 g di farina 00, 150 g di fecola di patate, un uovo, un po' di sale, un filo di olio d'oliva e poi delle erbe aromatiche a piacimento, quindi rosmarino, menta, erba cipollina, quello che volete. Per quanto riguarda il sugo, allora prendete uno scalogno, 5 pomodori, un po' di olio extravergine d'oliva, 2 filetti di cernia, 2 cucchiai di olive taggiasche, un po' di sale e pepe e un cucchiaino di zucchero, se vedere se serve dopo. Allora, gli ingredienti sono sicura che li avete tutti. Per il pesce, quindi per la cernia, andate di corsa a fare la spesa oppure vi segnate la ricetta e ci andate dopo, perché noi iniziamo. Da che cosa, sì. Alessandra? Iniziamo dal sugo, quindi prendiamo lo scalogno. Benissimo. Lo facciamo tagliare a chi di dovere. Brava. Grazie. Perché cioè, non volete che una ragazza così... Per amor di Dio. Allora, tagliamo i pomodori. Tagliamo anche i pomodori. Senti Alessandra, ma tu ieri non ci hai detto una cosa importantissima. Sì. Perché tu hai anche un blog di cucina. Sì, ho questo blog di cucina dove racconto un po' la mia esperienza con la cucina, scrivo le ricette che sperimento io e poi ho avuto un'idea, ho creato una gara di cucina dove può partecipare chiunque. Ma dai! Sì. Dai. Mi possono inviare la foto del piatto che fanno rispettando dei colori, comunque c'è tutto il regolamento che potete seguire. Ci sono 3 vincitrici e... In bocca al lupo, partecipate perché è una gara divertente, aperta a tutti. Ma fino a quando si può partecipare? Fino al 20 dicembre c'è la possibilità di inviarmi la vostra foto con una breve descrizione del piatto, una cosa molto semplice. Cosa si vince? Che bello! Segreto. Bisogna andare sul sito. Dove si chiama il sito? Ricettemagiche.it. Ricettemagiche.it. Già il titolo del sito e del blog. Quindi... Sì, perché secondo me in cucina è un po' tutto magico. Ad esempio, adesso dalla farina riusciamo a creare gli gnocchi con le patate. Facciamo Hai un po' delle magie. Hai ragione. Questa creatività che sa di un po' di magia. Esattamente. Quella sana. Ecco. Sì. Senti, allora. Ma quindi non ho capito, ma possono partecipare solo le donne? No, chiunque, grandi, piccoli, chiunque, sì. E poi, cioè, tu decidi in base alla fotografia perché non l'assaggi la ricetta? No, sarà votata poi dagli altri che guardano il sito. Sì, ah, sì. Ecco. Sì. Senti, ma può partecipare padre Francesco? Certo. Padre Francesco, vedi di fare una ricetta tua e non di copiare quelle degli ospiti no, già lo so. Quello no, assolutamente. Ascolta, come vuoi che te lo sminuccio qua lo scalogno? Faccio più fino, sì, faccio... magari ancora un po' più... Ecco, così allora magari userò la mezzaluna, no? Sì. Ecco, quindi lo sminuziamo ben bene. Tra l'altro, padre Francesco, pensa se ti sbagli e mandi sul sito una delle ricette che ha fatto per noi Alessandra e dici che l'hai fatta tu. Dai, è bella questa. Questa è bella, però non si fa così. Bisogna essere creativi anche magari con... Avere delle proprie idee. Delle proprie idee. In cucina è così che funziona. Sì. Ma la cucina è amore soprattutto, quindi amore per la creatività, come dice Alessandra, ma amore soprattutto per le persone che ci sono vicine. Perché tu cucini per il tuo fidanzato, per la tua famiglia. La mia famiglia, è anche bello appunto cucinare per gli altri. Certo. È un modo anche di donare del bene, cioè a me piace proprio quando hanno la faccia un po' soddisfatta dopo aver mangiato o guardando il piatto, sì. No, dopo aver mangiato ci avranno
lo stomaco ben sotto. Ma anche la faccia, dopo che hanno visto dei piatti come li prepara lei, perché lei insomma li prepara anche esteticamente belli. Va bene così? Perfetto. Oh, sì. Che meraviglia, visto? Anche l'occhio vuole la sua faccia. Certo. Quindi. Padre Francesco, in tutto questo tempo tu hai fatto solo lo scalogno, fai pure il pomodoro. Ma con amore bisogna fare le cose, quindi fate veramente con calma e pazienza. Allora, noi invece qui abbiamo finito. Sì. Senti, ma stanno arrivando già delle ricette? Sì, sì, ce ne sono già sul sito. Si possono già vedere? Sì, sì. Beh, allora i nostri ragazzi dopo, mi raccomando, dallo studio, vogliamo vedere il sito di Alessandra, che si chiama? www.ricettemagiche.it. Allora, ecco, così se le nostre signore non hanno internet a casa o non fanno in tempo, ce lo fanno vedere loro. Sì. Perfetto. E stanno aspettando a te. A me stanno aspettando. Allora, subito, ecco qua, io vado piano piano, perché poi le cose bisogna farle. Bisogna piano farlo piano e con amore. Guarda poi che meraviglia. Bene, chi va piano va sano e va lontano. Ma infatti vogliamo mettere un po' lo scalogno. Sì, iniziamo a fare il soffrittino. Sì. Prendiamo l'olio. Allora, accendiamo. Aggiungiamo l'olio. Senti, è una ricetta tipica delle tue parti o te la sei inventata questa? L'ho inventata io. Sì. A me piace proprio aprire il frigorifero e dire vediamo quello che passa al convento. Ma brava, benissimo. E allora invento. Sì. Anche con le cose quindi... Sì, quelle che ho in casa. Ecco, per risparmiare anche. Sì. Hai sentito che bella cosa, padre Francesco? Vai. Vado? Non aspettiamo che si riscaldi un po' l'olio, no? Eh sì. Ma sì, va. Ecco. Mentre tagliavi il pomodoro si è già riscaldato. Allora, hai sentito che fa lei? Fa proprio la cucina quel che passa al convento. Ma quindi quello che si ha trova in casa apre il frigorifero e decide. Esperimento. E così e si inventa le ricette. Sono troppe pretese. Ma appunto. Queste sono le ricette che proponiamo noi. Quello che passa al convento è così, quello che si ha in casa. Brava, però insomma tu hai veramente una bella inventiva, Alessandra. Questa è una bella cosa, anche perché detto e fatto da una ragazza, quindi giovane età, infatti, che dà comunque la possibilità. Possiamo dire quanti anni hai? Sei giovane? 28. 28 anni e già lavora, ha il blog di cucina, si sta per sposare. Gesù, i giovani d'oggi che sono. Grazie. Matteo, se non erro, Matteo, si chiama il tuo futuro marito. Sì. Mettiamo i pomodori intanto, che dici, padre Francesco, prendila. Allora, cominciamo. Ecco qui. Quando vi sposerete, Alessandra? A maggio. Il prossimo maggio, quindi. Sì. Che bello. Ma che comodità. Perché hai scelto il mese di maggio? Perché il maggio è il mese della Madonna. Brava. Ah, bello. Ti voglio molto bene quando dici così. Aggiungiamo questo e poi dopo prendiamo l'altro. Bravo. Ecco. Anche io mi sono sposata a maggio per questo motivo, padre Francesco. Quale giorno? Il 29. 29 maggio. Invece ha detto quanto di maggio? E non sa ancora. Noi? Non lo sappiamo ancora. Devono ancora fissare la chiesa. Guarda, stavamo insieme pensando di, vedi, di dire già la data, invece non l'ho voluta dire. Ce lo dirà, perché quando si sposerà noi saremo qui a fare gli auguri, ce lo devi grazie, dire. Grazie, senz'altro. E magari padre Francesco le prepara anche una bella torta, chi lo sa? O torta. Un piatto tipico... Un piatto per gli sposi, sì, insomma, un piatto solo per gli sposi. Per gli sposi. Non per tutti gli invitati. No. Allora, aggiungiamo le olive taggiasche. Se non abbiamo le taggiasche possiamo aggiungere vanno anche... Vanno bene anche quelle normali. Quelle nere anche. Secondo me queste hanno un sapore più particolare, molto deciso. Sì. Poi col pesce ci stanno particolarmente bene, vero? Voilà. Benissimo, il resto degli ingredienti aggiungiamo dopo? Lo aggiungiamo dopo, sì. Quindi mettiamo a fuoco basso un po' di sale? Sì. Allora, aspetta, quello è zucchero. Padre Francesco, prendi un po' il sale, per favore. Sì. Diamo una... Ecco. Un pizzichino di sale, ecco. Un pizzichino di sale e lasciamo andare. Sì. E nel frattempo andiamo a preparare l'impasto per fare gli gnocchi. Ecco, una bella giratina. Oh, già c'è un profumino. Bene. Visto l'orario. Bene. Allora, adesso impasto per gli gnocchi. Vieni, padre Francesco, che ci abbiamo da lavorare. Pronto. Allora, abbiamo le patate già lessate. Sì. Che dobbiamo fare? Le dobbiamo sbucciare, Le dobbiamo Alessandra? Sbucciare e schiacciarle con lo schiaccia patate.
Dai. Volendo si possono anche schiacciare con tutta la buccia. Sì, infatti. Non solo per risparmiare, ma... Vabbè, io ti aiuto intanto, la levo. Ok, prego. La levo. Cioè, qua sono altre quattro mani. Ok, ti do un coltello pure a te, mentre Padre Francesco sbuccia anche con tutta la buccia, come vuoi, Padre Francesco. Anche perché poi nello scacciapatata alla fine il residuo resta lì. Sì. Ah, gliel'hai passata a lei, gliel'hai passata? Cosa? Hai capito? Io non ho fatto niente, l'ha preso la mano. Stavo parlando, tenevo questa, quindi guarda, faccio vedere, ecco. Voglio dire, per... già lei si stanca tantissimo. Guarda che quando meraviglia. Una cosa si fa volentieri, guarda, con passione non ci si stanca. L'hai tolta la buccia o no? No, per farti vedere. Bravo, che vedi, comunque, che è ancora meglio. È anche così, ecco qua, ecco. Questa è tutta la buccia. Sì. Infatti la buccia si leva tranquillamente così. Possiamo poggiarla magari un momento qui, poi dopo. Facile, tante volte le patate sono bollenti. Sì. E allora se rischio anche di cuocersi un pochettino le dita, allora invece così. No, infatti, sono calde ma non proprio bollenti. Sì, perché da fredde non si riuscirebbe comunque. Senti, ma come ti è venuta l'idea del blog, Alessandra? Ah, perché ho pensato di condividere questa mia grande passione anche con chi ha le prime armi con la cucina. Mi piace proprio aiutare anche magari chi non è in grado di fare le piccole cose. Sì. Senti, ma il tuo fidanzato l'hai conquistato con qualche piatto particolare? Sì, lui è amante dei miei risotti. Sì, ecco. Risotti ecco. A tutto spiano, quindi... Alla grande, quindi... Sì. Che tipo di risotto? Con i funghi, poi da noi a Busto Arsizio, con la luganiga, che è una salsiccia. Wow. Ah, ecco. Si usa molto, sì. Quindi, oltre alla polenta e brusciti. Ecco, vai. Polenta e brusciti, che brusciti è una carne tritata molto grossa, che si fa cuocere con le spezie e poi vengono messe nella polenta. Ma è un piatto tipico bustocco. Sì, ma buono. Io questo non l'ho mai mangiato, tu Padre Francesco? No, neanch'io. Hanno creato poi anche un dolce chiamato proprio polenta e brusciti, fatto con una crema, poi c'è del pan di Spagna, del cioccolato e sembra di vedere proprio una vera polenta salata. Ah, quindi è soltanto diciamo la forma, sì, la forma. Sì, sì. Meraviglioso allora. Solo noi facciamo questa polenta e brusciti dolce. Ma che tu la sai fare questo dolce? Dobbiamo assaggiare. Che domanda! Perché mo... Ma sa fare talmente tante ricette questa ragazza che la dobbiamo far tornare, Padre Francesco, eh? Perché quasi, mo ci ha parlato di questa polenta, voglio dire... Abbiamo una controllatina? Sì. Allora, se tu hai schiacciato tutto, direi che possiamo aggiungere gli altri ingredienti per fare l'impasto. Voilà. A posto. Io credo di aver fatto la mia parte. Benissimo. Adesso cosa aggiungiamo? Aggiungiamo le erbe aromatiche. Benissimo. Che già sono state belle tritate. Sì. Che le erbe quali sono? Rosmarino, menta e erba cipollina. Erba cipollina. Sì. Un bel mix. Sì. Anche questa è una ricetta che ho inventato io. Sì, anche mettere quindi le erbe nell'impasto per gli gnocchi. Sì, secondo me vengono molto saporiti. Infatti, sono curiosissima di assaggiarli. Poi, allora, anche... erbe aromatiche. E le due farine, quindi benissimo. La fecola di patate. La fecola, 150 grammi di fecola e 150 grammi di farina 00. E l'uovo. E l'uovo. Intero. Dai, Padre Francesco, tu che rompi le uova benissimo. Ma ormai sono arrivata qua. Ormai. È andata, vai. Vuoi una cucchiarella o fai con le mani? Tutte e due. Sì. Iniziamo con un cucchiaio. Ecco. Benissimo, questo lo posso togliere. La fecola l'avete messa tutta? Aggiungiamo ancora tutta la dose. Che buon profumino. Sì, anche perché sono le erbe che ti danno anche questo profumo. Dimentichiamo comunque un bel mix, hai detto prima, con il rosmarino, la menta e l'erba cipollina. Che già il rosmarino, sapete, no? Che serve proprio in quei soggetti che soffrono di ipotensione, pressione bassa. Basta, che buono. Il rosmarino fa alzare la pressione. Un ottimo rimedio. Virginia, no, non lo il sapevo. Rosmarino, per chi soffre di ipotensione, il rosmarino mangiato, utilizzato in maniera, in dosi uguali durante la giornata, fa aumentare la pressione. Quindi bisogna evitarlo? No, bisogna
in sì. quantità ovviamente vabbè, non limitata. Farsi una scorpacciata di rosmarino? Assolutamente no. Anche senti, Padre Francesco, fai vedere ai nostri amici a casa quel libro che hai portato, bellissimo, che è proprio un libro dei frati francescani, guardate un po', Herbe Sanitatis, sì, che sì. è un manuale di fitoterapia proprio edito da una casa editrice francescana, sì, guardate anche sì, la sì. scritta antica. Sì, sì, sì. Bello. E all'interno si possono trovare un po' quelle che sono le varie erbe e un po' i consigli utili su come utilizzare, quindi per fare tisane, per fare anche piccoli liquorini, insomma, tipo come con la noce, il nocino, oppure certo. utilizzare le foglie di noce per fare delle tisane che possono servire anche per la purificazione dell'intestino, a volte uno quindi, non lo sa. Quindi voi francescani vi servite insomma anche di questi manuali antichi per, sì. Ecco, per portare sì, avanti le tradizioni anche delle erbe. Però se certo. non ci sono un ricettario, quindi... Certo. Allora, l'olio quando è che lo viene utilizzato? Sì, lo possiamo mettere adesso. Possiamo mettere quindi adesso? Ci aggiungiamo sì. anche un po' d'olio nell'impasto, eh? Un filino. Dici tu basta? Sì. Basta. Basta così. Sì. Giusto un filo senti, d'olio. Ma li prepari spesso questi gnocchi? Abbastanza, sì, perché a me piace proprio. Poi io trovo tutto facile in cucina, quindi a me... Beata te, beata te. Il sale, mettiamo un pizzichino. Guardate che bell'impasto che ha fatto la sì. nostra Alessandra. Basta. Mazza, ce n'hai messo proprio tu, noi facciamo una manata proprio. Una bella, no. Beh, gnocchi saporiti. Ma noi... guarda un po' che bell'impasto allora, che è. Noi stiamo facendo quindi gnocchi alle erbette, ragazzi. Lo so che sentite il profumino del sugo arrivare fin là. Ma vediamo un po' oggi che cosa ci raccontate, perché noi dobbiamo ancora decidere se ve li facciamo assaggiare. Che dici, Padre Francesco? No, dico che non so ancora. Ma ancora non lo sa, non lo sa. Qui noi io e Padre Francesco siamo insomma ammirati, perché stiamo guardando che tipo di gnocco esce, perché la nostra Alessandra ci ha detto gnoccone. No, gli gnocchi, gnoccone, quindi dei belli gnocchi grossi. Sì. A volte per mancanza di tempo a casa diventano gnocconi. Gnocconi, quindi li fai per mancanza di tempo, sì. ma si possono fare anche gnocchi sì, più piccoli. Come volete, sì. Come sì. si vuole. Quindi si fanno dei bei rotoli come si fanno normalmente gli gnocchi. Senti, poi la nostra signora Anna da Prato voleva sapere se può usare anche altri tipi di pesce oltre la cernia. Sì, certo, possiamo utilizzare anche il merluzzo volendo. Sì, anche, sì, senza... Quindi dei pesci comunque così importante la teneri, la sì, che cuociono in fretta. Perché la signora Anna ha già capito, secondo me, che questo pesce va messo nel sugo, no? Esattamente, sì, lo andiamo a tagliare a pezzettini molto piccoli e lo aggiungiamo al sugo. Allora, pezzetti molto piccoli, quindi noi sì. tagliamo la cernia, Padre Francesco. Perfetto. Mentre la nostra Alessandra fa gli gnocchi. Anche qua io ho utilizzato la cernia congelata. Sì. Che avevo quella, certo. come ripeto, a casa e quindi... Certo, poi insomma uno si adatta un pochino sì. a quello che è più facile, insomma, no? Se l'avete sì, già congelata a casa, fate prima. Ma si trovano facilmente ormai, sì. quindi non è che si sta una certo. preoccupazione di... andare al porto dove c'è, di andare a prendere del pesce sì, fresco. Poi non avendo le spine è anche più tenero. Senti, ma volevo chiederti, Alessandra, ma Matteo sì? lo fai cucinare insieme a te quando deve no. no, deve ringraziare il Signore. Guarda lui arriva, qua che sì, meraviglia. Sì, proprio, guarda, mi aiuta a sparecchiare. Non sa la fortuna che ha avuto. Non voglio io che mi aiuti. No. Sono un po' permalosa in queste cose. Sì, quindi la cucina è il tuo regno. Sì, sì. È giusto così, eh? Deve essere così, no, perché poi d'altronde... mi confondo, quindi meglio le cose separate. Ma invece la tua famiglia di origine, lì cucinano tutti bene? Sì, mia mamma è molto brava, lei è brava a fare le confetture fatte in casa. Sì, sì, quindi a fare questo. Proprio il sugo fatto in casa, fa lei, sì, sì. Mio papà è pugliese, le orecchiette. Ah, hai capito. Cucina di rapa. Le fa le orecchiette? Sì, sì.
Ma vivo ormai in Lombardia da ormai tanti anni. Sì, abita qua da parecchi anni, quindi però è le tradizioni, lombardo, insomma, non si perdono, è una terra di origine. Sì, quindi ho imparato un po' anche da loro. E tua sorella? Mia sorella, lei in cucina se la cavicchia. Non è come te, brava. No, come no, te. No. Però è brava anche lei. Senti, ma come si chiamano si tutti? Si chiama, allora, mia sorella Marina, mia mamma Danila e mio papà Mimmo. Ecco. Ah, che bello. Sì. Domenico sarebbe. Sì, Domenico, che li saluto. Ciao. Certo, li salutiamo, Anche noi. Passa bene. Ciao. Allora, ecco, io l'ho fatto, padre Francesco, accendo di nuovo io sto il fornello a secondo, qui. Guarda qua. Ecco, perché il sugo, vedi? Che si è già rappreso. Allora, Alessandra, posso aggiungere quindi nel sugo il pesce? Esattamente. Ma volendo, a chi non piace il pesce può fare anche questi gnocconi semplici anche col senza sughetto, pesce, vero? Sì, sì, sono molto però così saporiti. Sono più gustosi. Ecco, basta così? Sì, perfetto. Quando hai finito, padre Francesco, mettiamo pure il tuo. Ecco qua. A posto. Ecco qua. Poi anche. Che bontà. Ma che bontà. Allora, abbiamo anche acceso sotto la pentola. Li facciamo già cuocere. Allora, qui invece, Alessandra, questo filetto di cernia lo utilizziamo per decorare il per piatto. Per decorare il piatto lo mettiamo sopra gli gnocchi, quindi lo tagliamo a metà. Quindi a metà, sì. Guardate bene. Poi mettiamo un po' di olio nella padellina. Sì. Eccoci qui. E lo facciamo soltanto friggere un pochino, sì. Vero? Lo passiamo con un po' di farina. Ecco, quindi lo passiamo nella farina. Si infarina e poi dopo lo si frigge e poi diventa una decorazione. Tu che dici, ne vogliamo fare un altro po'? Facciamo. Ci va? Perché secondo padre Francesco devi sapere che li deve portare anche i suoi confratelli. Diciamo così, dai. Ecco qui. Io posso mettere nella padella? Sì, iniziamo pure a friggerli. Me le faccio pure io, no? Va bene. Ecco. Che bello, morbido, morbido. Anche questa idea di friggere la cernia è una tua idea? Sì, è una mia idea, ho sempre sperimentato io. Mentre facevo la ricetta inventavo un po', sì. Quindi una sempre sera. Il tocco creativo alla ricetta. Sì. E tu cucini in particolare la sera, Alessandra? Alla sera sì, perché appunto di giorno ho questo negozio che mi impegna tutto il giorno e di sera mi metto ai fornelli, è proprio un rilassamento per me, mi rilasso proprio. Sì. Tra l'altro abbiamo detto il negozio da estetista che si chiama Pink. Pink, come Pink. Rosa. Pink, sì. L'abbiamo detto ieri. Proprio in centro, a Busto Arsizio. Sì. E invece la tua famiglia di origine dove si trova? Loro abitano in Svizzera. Come stanno in Svizzera? Veramente? Sì, per problemi lavorativi sono spostati là. Anche tua sorella? Lei no, è in Italia, sì. Quindi papà, mamma stanno in Svizzera? Sì. Tu stai a Busto Arsizio, tua sorella invece? In Italia, Carano Pertusella. Carano Pertusella? Sì. Qua non c'è stato più spazio, dove lo mettiamo su. Ecco qui. Un altro che si attacca. Io ho degli amici che stanno a Carano Pertusella. Ah sì? Se posso magari vi saluto. E certo che salutami. E allora voglio salutare con un grosso abbraccio Irene e Gianni, che sono proprio lì a Carano Pertusella. E anche tutti gli abitanti del paese. E a tutti gli abitanti di Carano Pertusella, perché no? E la sorella di Alessandra. Eppure la sorella di Alessandra che si chiama Angela. Poi, no, si chiama Marina. 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 Credo è uscito Ci sarà Angela. Qualche Angela che si è che sta là. Ciao no, a tutte quindi... le Angele. Saluti a tutti. Saluto anche allora mia zia. Dite, vogliamo... Zio? Mia zia. Sì? La zia come Adele. Si chiama? Adele. Allora, vogliamo intanto mettere sì, gli gnocchi? Iniziamo a farli cuocere. Zia Adele ti sta guardando? Sì. Ciao, salutiamo zia Adele, padre Francesco. Ciao zia Adele, con le mani tutte belle impacciottate, eccole qua. Allora, sta bollendo
E direi che li possiamo mettere, sì. Tu che dici? Aspetta che ti porto questi altri, freschi freschi fatti. Li mettiamo un po' per volta? Questi sono degli altri. Pronti. Ecco. Grazie. Voilà. Facciamo un bel piattone, Padre Francesco. Certo, ma specialmente quando si tratta di gnocchi. Senti, ma tu hai fatto anche qualche corso di cucina, Alessandra? Sì, ho fatto dei corsi perché secondo me c'è sempre da imparare in cucina, quindi mi piace proprio imparare sempre, essere aggiornata. Poi qualche idea in più non fa male. Certo. Ma ti piacerebbe aprire un ristorante, cambiare mestiere? Non so se sarei in grado, però è una cosa che, Sì, che sei in grado. Sì, ci credo proprio. Allora, il sughetto. Anche il sugo è pronto, che dici? Sì. Il pesce cotto. Questi li cuociamo dopo, eh? Vogliamo, certo che sì. Non è che te li porti al convento? No, assolutamente no. Io metterei un pochettino di zucchero per togliere un po' l'acidità del pomodoro. Sì, quindi bisogna sempre assaggiarlo il sugo o tu lo metti a prescindere? Ma io nel sugo lo metto a prescindere perché il pomodoro ha sempre un po' quell'acidità, quindi andiamo a toglierla con lo zucchero. Sì. Tu ce lo metti un pochino di zucchero nel pomodoro, Padre Francesco? Guarda, aggiungere lo zucchero al pomodoro non è cosa cattiva, anzi, perché abbassa un po' quel tasso di acidità del pomodoro stesso. Infatti, per cui rende anche il pomodoro più gradevole. Come ha detto Alessandra, sì. Infatti. Allora, ma gli gnocchi sono spenti. Io. Ecco qui. E non salivano, quindi adesso dobbiamo aspettare che salgano. Sì. Molto bene. Pochi minuti, perché è pasta fresca, quindi. Hai sentito, Padre Francesco, che Alessandra prepara questo piatto in particolare la sera, perché lavorando tutto il giorno, la sera ritorna a casa, impasta. Bello, sostanzioso. Mette su primo e secondo. Veloce, primo e secondo. Quindi questo piatto è uno, no? Lo può fare tranquillamente. Sì. Infatti, a volte, anche se prepariamo dei piatti un po' più succosi, diciamolo, certo. Le nostre, è un po' più calorici, magari lo fate, che è un piatto unico, solo, e vi risolvete pranzo, cena, senza contorni, senza niente. L'importante è che poi dopo non andate subito a mettervi a letto. Cioè, una bella passeggiata serale, oppure stando comodamente seduti. Poi tanto si smaltisce. Ma gli gnocchi si digeriscono subito. Poi io negli gnocchi ho messo appunto la fecola per renderli molto più morbidi. Più leggeri, infatti, sì, l'ho e non pensato. Dare quella sensazione piccoli di gommosità. Sì. Piccoli segreti che aiutano comunque anche la massaia a casa a preparare un pranzo più leggero. Sì. Ma questa ricetta la troviamo sul tuo blog? Sì, c'è anche questa. Sì. E allora tutti quanti a cercare. Andiamo un po' a sbirciare. Sbirciamo. Sì. Cominciano già a salire, infatti. Si cominciano. Pochi minuti. Poi hai preparato le presine? Stavi dicendo? Che a me piace proprio anche apparecchiare la tavola, cercare di creare un'atmosfera con le candele. Il mio ragazzo è proprio fortunato. Quindi, quando inviti a casa il tuo futuro marito, lo inviti a casa per mangiare qualcosa di particolare. Lui dice che sono meglio di un ristorante, quindi ormai il ristorante c'ha ragione, non mi porta scusa. Più. Ma mi sa che anticipa la data del matrimonio. sì, infatti. Mi sa di sì. Magari facciamo fare una cosa. Ecco, le bellissime presine, che dici? Le diamo pure a lei, magari a Matteo. Certo. Matteo così impara come si deve. Matteo almeno scola gli gnocchi, ecco. Matteo! Li scoliamo subito? Che dite? Allora. Che possiamo andare, Alessandra? Possiamo andare? Sì, prendo il piatto. Ecco. E li mettiamo insieme al sughetto. Bene, scola bene, dai una bella sgrullata. Ecco, a posto. Allora, li versiamo qua dentro, poi facciamo insaporire per bene. Ma ascolta, ma tu quindi prepari questa tavola così romantica tutte le sere o solo quando hai qualcuno a cena? Ma tutte le sere, spesso e volentieri sì. Matteo, giustamente. Io mi organizzo nei tempi morti. Torno da lavoro. Che bello. Apparecchio. Hai capito, Padre Francesco? Dobbiamo andare ospiti a casa di Alessandra. È molto importante, secondo me, perché proprio ci si stacca completamente da tutti i problemi della giornata durante la cena o comunque il pranzo. Quindi tutto il lume di candela, spegnete le luci, musica soft. Che bello. Ci siamo una giratina.
Allora, il piatto dov'è? Qui. Eccolo qua. Ecco qui, una bella schiumarola. Facciamo un bel piatto. Guarda che meraviglia. Già, che profumino. Qui è tutto pronto? Sì. Allora. Senti, ma fai le porzioni abbondanti? O... No, io tendo a farle molto piccine. Sì. Per, le, per la linea, sì. Per la linea o per l'estetica del piatto? Ah no, lui dopo si riempie piatto. Il piatto. Ritorna, sì. Va, ritorna. E questo ancora, come lo aggiungi? Qua. Lo mettiamo sopra. Certo che è un bel piatto ricco, abbondante, molto ma bello. Anche carboidrati magari... e proteine, c'è tutto in questo piatto, quindi non fa nemmeno ingrassare. Allora quindi mettiamolo al centro. Io ci aggiungo. Bravo, perfetto. Il tocco estetico anche di padre Francesco, qui siamo proprio con tutti artisti, signore a casa. Vedete anche voilà. Voi, quindi che cosa suggerite da aggiungere a questo piatto? Secondo me niente, è talmente bello così. E sarà anche buonissimo. Buono. E quindi a questo punto non ci direi resta che non resta che assaggiare. Che prendere l'oggetto misterioso. Dai, oggetto misterioso. E vado? Sì. Poi gli gnocchetti con le erbette, ma quando vi ricapitano? Ma sono morbidissimi. Morbidissimi, rifate questa buonissimo. Ricetta anche buoni. Voi, buoni. Fateci sapere come sono venuti questi gnocchi. Tutto troppo buono. Padre Francesco, ma te li mangi tutti, io questi li levo, Arrivederci, ciao. Alla prossima ricetta, grazie Alessandra. Grazie a voi. Pace bene.